Ciao e bentornati in un nuovo Svuota la Spesa. Oggi vi mostro cosa ho acquistato da Bennet con 36,50 euro. Ma tutto questo dopo la sigla! Ebbene sì, cari e care, sono andata alla scoperta di un nuovo supermercato perché io non conoscevo questo Bennet. È un supermercato meraviglioso perché oltre a esserci prodotti alimentari, ci sono prodotti per la casa, c'è il sushi, c'è il bar, ci sono i libri, la cartolibreria, c'è di tutto. E per le amiche di Torino io sono stata in quello vicino alla San Paolo. Inizio subito a mostrarvi cosa ho acquistato. Ho preso questa novità, colazione più con farina integrale, lievitata naturalmente. Queste sono per baby cute, per fare le sue merende. Ho preso le fresche biscottate ai cereali. Queste le ho trovate nel pacco che mi era stato inviato da The Gusta Box. Mi erano piaciute, le ho trovate e le ho riprese. Mi piace di questo prodotto non solo il gusto, ma anche il fatto che sono confezionate singolarmente. Ve le faccio vedere così. In questo modo le altre, se non le mangiate, rimangono sempre croccanti, buone, non perdono la loro freschezza, cosa che io detesto mangiare fette biscottate che sono, che hanno perso la loro freschezza in sostanza. Le gocce di cioccolato con cioccolato, fondente extra al 75%. Queste qui mi ispiravano tantissimo, tanto è vero che voglio assaggiarle insieme a voi. La forma è quella delle gocciole classiche. Guardate, il cioccolato è quello che ho preso io, ce n'è pochissimo. Quella che ho preso Baby Cute è super pieno. Guardate, già lei. Com'è? Buono. Buono. Buonissimo. Buono, mi piace perché non è molto dolce, quindi se come me non amate le cose molto dolci, questa è una valida alternativa. Ho preso anche questi cornetti e 5 cereali e frutti di bosco perché piacciono tantissimo a Zini e quindi li ho presi. Bio intero, sempre del brand, latte di riso Ecolife. Questo brand non lo conoscevo, mi ha ispirato e l'ho preso. Il latte di avena che non l'ho ancora provato, ma ero curiosa di capire il sapore. Io lo bevo solo la mattina accompagnato. Il latte di riso, no, il latte in generale, accompagnato da una tazzina di caffè, non metto zucchero, e lo bevo così e mi piace tantissimo. Volevo provare questa alternativa perché poi dopo un poco mi stufo e devo cambiare. Bucaneve, che sono dei biscotti che adoro, sì. Pane integrale, un alto contenuto di fibra. Mi ha ispirato moltissimo e l'ho voluto prendere. Questo qui c'è il prezzo, quindi ve lo posso dire 1,70 euro. Adesso vi faccio vedere le cose da frigo che ho acquistato. Ho preso questo prosciutto crudo toscano DOP. Sui salumi dovete fare attenzione perché non è la prima volta che mi capita da Bennett. C'era scritto, almeno dove ho preso questo prosciutto crudo, che costava
in offerta 1,50 euro. Mentre poi controllando lo scontrino prima di fare il video mi sono accorta che è passato 4,99 euro. Quindi io ho pagato 4,99 euro 100 grammi di prosciutto toscano DOP. Per carità, magari sarà eccezionale, sicuramente sarà eccezionale, sicuramente sarà favoloso, ma perdonatemi, per 4,99 euro avrei preferito magari farmelo affettare fresco e non comprare questo in vaschetta o valutare altre valide alternative. Quindi la prossima volta che andrò farò attenzione e pagherò, che secondo me è molto meglio, nelle casse automatiche, perché lì puoi gestirti tu e nel caso vedere immediatamente se il prezzo che ricordavi non combacia poi con quello che ritrovi alla cassa. Pelle di bufala DOP, qui c'era un bollino che siccome scadranno fra 2 giorni erano al 50% di sconto, quindi 10 bocconcini da 950 grammi che poi sgocciolate diventeranno 500 grammi a prezzo pieno costano 8 euro, la metà le ho pagate 4 euro. Vedremo stasera, abbiamo in mente di fare la pizza e fra 2 giorni vorremmo fare le arancine. Noi a Palermo le chiamiamo le arancine, non gli arancini, quindi le arancine. E quindi una parte di questi bocconcini andranno destinati per le arancine. Giano, gran biraghi, cioccolato fondente al 70%, sì. Carote, due broccoletti, gnocchi, zuppa sempre Bennett con orzo, farro e avena. Sembra buona, era pure in offerta, non ricordo se a 1,29 euro, per cui l'ho presa per provarla. Fagiolini finissimi sempre Bennett. Bene cari e cari, questa era la mia spesa da Bennett. Con 36,50 euro mi sono portata a casa tutto questo. Voi avete un Bennett dalle vostre parti? Fatemi sapere in un commento se andate in questo supermercato, come lo trovate, cosa vi piace in particolare, quale prodotto del brand Bennett è da assolutamente provare. Scrivetemelo in un commento. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.